Sparco Official Supplier of Passion, fornitore ufficiale della tua passione. Sparco è passione vera. Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Midland presenta l'evoluzione della Action Cam, la XTC400. Connessione diretta a tablet e smartphone, live streaming, per condividere immediatamente i tuoi video su Facebook e YouTube. Midland XTC400. Put yourself in the action. Buongiorno amici di Offroad TV, siamo al secondo Memorial Fornaca. Ci troviamo nei dintorni di Torino, precisamente nella zona delle colline Chieresi, e stiamo disputando la Grande Corsa. La Grande Corsa è una rievocazione storica delle più belle in assoluto, le più appassionanti vetture da rally degli anni 70, 80 e anche 90, con la partecipazione di grandissimi campioni, da Mickey Biasion a Maurizio Verini, a Dario Cerrato e tanti altri. È un'occasione unica per poter rivedere sulle strade queste vetture che hanno scritto la storia dei rally in Italia e non solo in questi anni, e partecipazione eccezionale di cui sono il pilota, il tracker Iveco Dakar. Questa è un'occasione particolare per poter mostrare questo veicolo, reduce in questi due anni dalla Dakar disputata con Mickey Biasion alla guida, e sono molto orgoglioso e fortunato di poter essere il pilota di questo camion in questa grande corsa. Questa è la grande corsa dedicata al grande Nino, è perché noi a Chieri c'eravamo per ricordare Nino Fornaca, e sono tutti gli amici, quelli importanti e giusti, che sono venuti qua a rendere omaggio. Volevo coinvolgere adesso anche Mickey Biasion. Dov'è Mickey? Buongiorno Mickey, grande Mickey. Meravigliose le sue gesta, quanto ci hanno fatto battere il cuore, quanto i chilometri abbiamo fatto per andarlo a vedere. Lui, la prima prova speciale in assoluto in vita sua, l'ha vinta con un Cadet a Rally Alto Appennino Bolognese, e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma veramente tanta. È sempre protagonista. Dietro questo camion è un gigante incredibile, che per domarlo bisogna avere delle idee molto chiare. Lui ce l'ha sempre avute, anche per essere di una semplicità oggi e per essere più a Chieri. Ti diciamo grazie. Beh, intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Ci sarò anche la settimana prossima da queste parti, quindi ormai sono regionalizzato piemontese. Devo dire appunto che la mia carriera sportiva è sempre stata legata a queste zone, perché ho cominciato con le Opel di Conrero, poi ho fatto un bel po' di anni in Lancia, dopo la Lancia sono passato in Iveco, e quindi forse se nascevo a Chieri era molto più breve, spendevo molti meno soldi di benzina che andare avanti dalla mia regione Veneto. Comunque è sempre un piacere tornare da queste parti, perché c'è una passione incredibile, e la dimostrazione sono queste macchine meravigliose nella piazza che tutti quanti voi potete ammirare, e voi che siete qui a vedere questi gioielli. Quindi volevo fare un saluto a Ninaccio, che di sicuro non è qui con noi, però ci sta guardando e dice: ma dovresti andare a fare le verifiche, devi mettere questi adesivi, devi fare queste cose. Quindi ciao Nino, e grazie a voi di essere qui. Mickey Biasion, complimenti davvero. Giorgio Verniano adesso è una delle anime, insieme a Dario Titotto e a tutto lo staff meraviglioso, l'elenco è lungo, degli amici di Nino. Io mi emoziono sempre quando vedo questi amici, averli poi tutti qui, tutta gente che era il sogno di una vita, di portarli qui a Chieri. Poi sento Mickey che mi dice: vorrei essere nato a Chieri. Signori, questa è uno scoop.
quale migliore occasione per mostrarvi tra poco, riprendendo la corsa, come si guida perlomeno su strade asfaltate, come se fosse un trasferimento, o comunque anche in alcune parti di quella che è la mitica Dakar, un camion come questo, un camion da 900 cavalli con una velocità mostruosa, dove all'interno siamo in tre: il pilota, il meccanico e il navigatore. Correre su queste strade è molto appassionante, ma ci riporta un attimino ai valori della sicurezza. Allora, amici Offroad TV, per me oltre a essere molto divertente, molto significativo oggi guidare il camion di Michel Biagion della Dakar qui al Memory Fornac, esattamente alla Grande Corsa, ho un navigatore di eccezione, perché è una vera corsa questa qui, quindi abbiamo bisogno di cercare la giusta direzione, e come navigatore, visto che è un raduno storico di grandi campioni e di grandissime automobili che ha fatto la storia dei rally, ho portato con me il mio pilota della gioventù, con cui abbiamo svolto tante gare in passato, e adesso vi voglio fare qualche domanda. Ciao Gianni. Ciao. Gianni Olearis, che è stato veramente il mio compagno di tante avventure. Adesso intanto gli voglio chiedere come si trova a rivedere queste macchine e questi grandi campioni che abbiamo sempre ammirato in passato. Come mi trovo? Mi trovo esattamente come tu sai, e quindi mi trovo nelle condizioni di rivivere quello che facevamo anni addietro. Allora, oggi Gianni gli faccio fare il navigatore, pensate, ero io il navigatore al tempo, ed è molto divertente tutto ciò, ed ha un significato comunque di rivedere quello che è stato il nostro passato, ma anche tutto il mondo che ruota intorno a queste vetture, a questi piloti che hanno scritto veramente la storia più importante dei rally. Ma allora fare il navigatore oggi è facile con me su questo camion, un'esperienza inedita per te? Fare il navigatore oggi sarà anche facile, non lo so. Fare il navigatore a te è l'unico modo per farmelo fare. Simpatico, siamo stati veramente una coppia un po' storica nel corso degli anni e delle gare qui in Piemonte, e ritrovarci oggi in questa occasione a bordo di questo prestigiosissimo Iveco Tracker Dakar è un momento veramente di emozione totale, non credi? Assolutamente sì, credo che sia un'esperienza che difficilmente può essere ripetuta per quello che mi riguarda, perché chiaramente io la prossima volta ti rubo il volante. Allora, a questo punto saliamo a bordo e andiamo a vedere dal vivo come si comporta questo camion e a parlare un attimo dell'aspetto sicurezza e comodità. Alla prossima rotonda, terza a sinistra, direzione tangenziale, con moltissima attenzione. Amici di Offroad TV, finalmente siamo a bordo del Iveco Tracker Dakar. Ecco, qui adesso siamo su una strada asfaltata, diritta, apparentemente senza alcuna difficoltà, ma anche in questi tratti bisogna avere la massima attenzione di guida di un camion che, non dimenticate, ha circa 900 cavalli di potenza e un comportamento dinamico da veicolo da competizione, quindi l'attenzione deve essere sempre massima per dominare questo veicolo di imponenti dimensioni. Essere a bordo di un camion di questo genere durante una Dakar presuppone tanti fattori, tra i quali quello della comodità di bordo, perché le sollecitazioni imposte dal percorso di gara sono veramente terribili, e quindi maggior comodità c'è a bordo della
cabina di conforto a bordo della cabina per gli occupanti e meglio è per poter affrontare le 8, 10, 12 ore che ogni giorno dei 15 giorni di una gara come la Dakar sono veramente un banco di prova incredibile e uno sforzo terribile per il fisico dei piloti. Ma a bordo dell'Iveco Tracker si sta veramente comodi perché sia per la configurazione della cabina che è stata studiata appositamente dai tecnici di Iveco soprattutto per il lavoro, ma a questo punto anche attraverso le esperienze dei piloti che si riversano poi sul prodotto di serie per l'estremizzazione dell'uso durante la gara e anche per quanto riguarda gli accessori, i sedili anatomici Sparco per esempio sono un oggetto assolutamente irrinunciabile per i piloti e le cinture di sicurezza per poter essere meglio posizionati all'interno della cabina stessa. Ecco perché le esperienze delle corse si riversano poi sul prodotto di serie e fanno sì che il veicolo che poi viene venduto al cliente e utilizzato per lavoro possa essere più performante anche in queste caratteristiche. E a questo punto non dimentichiamo però l'aspetto della sicurezza, perché uno immagina che le corse siano solo performance, ma in realtà presuppongono a maggior ragione rispetto a un camion da lavoro della sicurezza. L'Iveco Tracker Dakar è un camion specificatamente modificato, allestito e adattato alle competizioni tipo la Dakar, ma non dobbiamo dimenticare che deriva da un tracker, cioè il veicolo di gamma off-road pesante Iveco, che viene utilizzato per il lavoro di tutti i giorni. Il motore di questo camion è un 13.000 di cilindrata, 6 cilindri in linea, raffreddato ad acqua ed è un motore che raggiunge una ragguardevole potenza di circa 900 cavalli, praticamente il doppio di quello di serie, con dei semplici adattamenti di alcuni componenti del motore, ma ripeto, il motore resta fondamentalmente derivato dalla serie. Questo veicolo ha delle velocità molto sostenute, come potete immaginare, per poter affrontare le piste desertiche o comunque i tratti che la Dakar impone con i suoi percorsi veramente al limite. La velocità in gara dei camion è limitata a 140 km all'ora, ma vi posso garantire che la velocità assoluta di questo veicolo è ben maggiore. È finita questa bellissima giornata a Chieri per il secondo Memorial Fornaca. Nella prova speciale finale, un toboga quasi cittadino, che ricorda vagamente la pista di Monte Carlo, le vetture e anche il Tracker Iveco Dakar si sono misurate in uno spettacolo veramente mozzafiato. E quindi anche in questa occasione abbiamo notato come la sicurezza a bordo degli occupanti, io sono stato il pilota del camion, è stata assolutamente confermata dalle ottime qualità di base del veicolo stesso. Iveco è impegnato in una campagna per la sicurezza stradale promossa dalla FIA, FIA Action for Road Safety, che è stata presentata nei scorsi mesi al Fiat Industrial Village per la conseguente presentazione del WTCC 2013, cioè il campionato di vetture a ruote coperte che si svolge in tutto il mondo. Il capitolo sicurezza è ben evidenziato sul nuovo Stralis Track of the Year 2013. I nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva che sono contenuti in questo nuovo veicolo evidenziano ancora di più la partecipazione di Iveco al progetto della FIA per la sicurezza stradale. Pensate solo alla tecnologia applicata sul nuovo Stralis per quanto riguarda il controllo dei sistemi frenanti, il controllo della trazione, la possibilità da parte dell'autista di avere un aiuto effettivo, pratico da parte del veicolo, anche per esempio in quello che è l'antisbandamento per non perdere la traccia, oppure il veicolo che frena anticipatamente rispetto all'autista quando diminuisce esponenzialmente la distanza dal veicolo che precede.